Le principali caratteristiche di questo modello di accoglienza che si fa in provincia di Belluno, ritenuto anche positivo, insomma, non soltanto da chi lavora in provincia ma anche all'esterno, si rifanno tutto al modello di accoglienza diffusa, quindi si tratta di integrazione in primis attraverso, la locazione dei richiedenti asilo, e dei beneficiari di protezione all'interno di strutture quali appartamenti che stanno all'interno di palazzi, per lo più nei centri abitati. Un modello del genere è riuscito nel tempo a creare un continuo tra tutte le cooperative che fanno parte del consorzio, quindi dal Cadore fino a Feltre, per farci lavorare tutti insieme con una linea comune e con un sistema unico, senza che una cooperativa facesse una cosa e un'altra cooperativa facesse l'altra. Questo nel tempo ha dato la possibilità di erogare un servizio qualitativamente migliore. All'interno di questo modello, forse una delle cose più importanti è il focus del lavoro dell'istruzione. Un altro step successivo è stato quello della formazione professionalizzante. Molti di questi ragazzi hanno avuto l'opportunità, visto un discreto profitto scolastico e conoscenza della lingua, di seguire dei corsi professionalizzanti. Devo dire che una certa percentuale di richiedenti asilo, che poi hanno avuto titolo di protezione, hanno deciso di fermarsi in Cadore o nel Bellunese, questo segno che siamo anche delle comunità accoglienti. L'equipe sono tutte multidisciplinari, anche quelle dei centri di accoglienza straordinario, quindi sono formate da psicologi, da mediatori culturali, da educatori professionali, da OSS, da infermieri, medico di struttura, quindi un dottore, e anche la parte amministrativa è fondamentale. Molti sono giovani laureati, questo è il dato secondo me più importante. Nel nostro caso molti sono, anzi quasi la totalità sono cadorini e quindi giovani che hanno trovato un impiego nella loro terra dopo aver studiato fuori, desiderio di molti ma praticabile per quasi nessuno. Infatti l'abbandono del Cadore da parte dei giovani laureati è un dato sicuramente importante e preoccupante. Relativamente ai servizi e alle attività commerciali del territorio che hanno, diciamo, beneficiato della presenza dei richiedenti asilo in questi anni, sicuramente in primis alcune abitazioni private sfitte da tempo che sono state prese da cooperative e risistemate, rimesse a norma nell'impiantistica da parte di artigiani locali. Questo sicuramente è già un risultato. Altra questione importante appunto è quella scolastica del CPA. Quello è un servizio sicuramente che in questi anni, presumo a livello provinciale, si è rivoluzionato, nel senso che la richiesta di corsi di italiano per stranieri è talmente lievitata che sicuramente ha dato lavoro a molti insegnanti. Un'altra cosa importantissima, i corsi organizzati da enti di formazione, anche spesso distanti dal Cadore, tra l'altro raggiunti dai nostri ragazzi con difficoltà, perché ricordo alcune sedi, Sedico, Belluno, eccetera, si sono potuti realizzare grazie alla presenza dei richiedenti asilo delle cooperative bellunesi, altrimenti non ci sarebbero stati numeri sufficienti per attivare i corsi, quindi il lavoro per gli insegnanti, per i docenti che hanno ottenuto i corsi e la possibilità anche ai ragazzi dei bellunesi di frequentare dei corsi per l'inserimento nel mondo del lavoro che altrimenti non avrebbero potuto avere, insomma. Il lavoro è sicuramente per i richiedenti asilo un'importante occasione educativa di socializzazione e di acquisizione anche di uno status che favorisce la creazione di un'identità sociale che poi la comunità riconosce. Nonostante appunto
una situazione economica non sempre favorevole, però alcune mansioni, alcuni lavori evidentemente non appetibili alla manodopera locale sono state ricoperte da richiedenti asilo. Per quanto riguarda gli operatori, un miglioramento che a mio avviso andava fatto e andrebbe fatto è anche un monitoraggio dello stato psicofisico dell'operatore stesso da parte delle prefetture, non soltanto magari in sede di ispezioni, però anche attraverso dei monitoraggi costanti. Dal punto di vista dei diretti beneficiari, una delle cose forse più pesanti è quella del tempo d'attesa del giudizio, diciamo, della commissione, e poi in caso che la commissione abbia esito negativo, dei tempi del ricorso. E se è vero che questo è fonte enorme di stress per il richiedente asilo, questa attesa interminabile, d'altra parte mi spaventa anche un giudizio molto veloce. Il tempo trascorso in attesa, se è impiegato in un percorso strutturato di integrazione, che sia di conoscenza della comunità, del contesto sociale nuovo in cui si va a vivere, dell'apprendimento della lingua, della ricerca di un lavoro, di una casa, e quindi di un percorso di autonomia, non è una cosa che si fa in un mese, ci vuole del tempo. E tutto sommato, pur con la sofferenza dell'attesa, ho visto che i migliori risultati che abbiamo avuto nei percorsi di integrazione sono quelli che ragionevolmente sono durati almeno un anno, se non di più. Nel sistema di accoglienza, chiaramente anche le comunità sono un attore importante, quindi i cittadini. Quindi ragionare su cosa poteva e anche attualmente possono avere bisogno le comunità che accolgono, è quello di moltiplicare i momenti di incontro. L'incontro tra persone hanno avuto il potere di smontare i muri di diffidenza e di paura, che questa è una cosa di cui assolutamente le comunità non hanno bisogno, sono all'ordine del giorno, soprattutto sui social, e che vedono come artefici spesso e molti anche esponenti istituzionali, parlamentari, che in questo senso avrebbero responsabilità ben diverse di spargere odio e paura. I primi cambiamenti notati dopo l'entrata in vigore del decreto Salvini per quanto riguarda i centri di accoglienza straordinaria sono sicuramente le modifiche fatte ai tipi di protezione che i richiedenti appunto possono ottenere. In passato, prima dell'entrata in vigore del decreto Salvini, i beneficiari di protezione umanitaria, in particolare coloro che vivevano situazioni di disagio o di svantaggio, avevano la possibilità di fare domanda per un posto in SPRAR e quindi di continuare il loro percorso migratorio e di avere anche la possibilità di rendersi autonomi, perché rispetto ai grandi numeri, anche se di accoglienza diffusa, di un CAS, lo SPRAR ha numeri più ridotti e sicuramente c'è la possibilità di fare un percorso sulla persona. L'effetto pratico e concreto più visibile non è stato tanto per i centri di accoglienza straordinaria quanto per gli SPRAR che stanno subendo appunto uno svuotamento proprio perché ospitavano beneficiari di protezione anche umanitaria e per lo più con problematiche che li rendevano comunque categorie svantaggiate. Anche nelle nostre realtà provinciali questa problematica si è stata fatta sentire fortemente. Per dirvi in Cadore, attualmente abbiamo due madri con figli di un anno e mezzo, un altro con titolo di protezione umanitaria deciso dalla Commissione prima del decreto, ma poi consegnato dopo il decreto Salvini, che
di fatto dovrebbero essere per strada. Sono ancora, questo da fine ottobre, sono ancora evidentemente nostri ospiti, non possiamo pensare di buttare per strada madri con bambini. La nostra cooperativa, come penso stanno facendo altre cooperative, continuano a loro spese a garantirle. Però è una situazione che adesso chiaramente sta in qualche maniera degenerando, vediamo a livello nazionale, e che è sicuramente uno dei punti più pesanti di questo nuovo decreto. Salvini non ha introdotto modalità di lavoro né strumenti che possano migliorare il sistema di accoglienza. E con questo nuovo decreto infatti si ritorna un po' al passato e quindi all'accoglienza limitata al vitto e all'alloggio, e vengono eliminate tutte quelle figure fondamentali per l'integrazione e per l'inclusione sociale dei cittadini stranieri all'interno del nostro territorio. Penso che peggiori sensibilmente il lavoro degli operatori di accoglienza e che neghi di fatto i percorsi di inclusione sociale fin qui portati avanti da tutte le esperienze, non solo nel Bolognese ma in Italia. Sicuramente una ricaduta pesante sui territori, facile da ipotizzare, è quella relativamente agli impegni degli enti locali e ai servizi sociali, cioè tutte le persone in qualche maniera, che titolari o meno di protezione, poi si troveranno per strada. Parlavo delle mamme con bambino che anche noi abbiamo e che non sappiamo poi dove potranno essere ospitate, ricadranno inevitabilmente nella competenza e quindi nell'impegno economico dei servizi dei comuni del Bellunese. L'accoglienza diffusa molto probabilmente nella nostra provincia scomparirà, e questa è la più grande sconfitta, non per noi che lavoriamo in questo ambito, ma credo per il sistema di accoglienza in generale, perché il modello portato avanti dalla nostra provincia era sicuramente un esempio. Quindi si va verso i CPR, si va verso le grosse aggregazioni, probabilmente cooperative con meno sensibilità, se saranno cooperative oppure addirittura i privati, possono fare con grossi numeri economia di scala, chiaramente a discapito di qualsiasi percorso di integrazione, e facendo mancare poi i contatti e le opportunità di contatto con la popolazione locale, con le comunità, e quindi creando ulteriore diffidenza, paura e paranoia.